Ed è stato presentato oggi in Regione Lombardia un progetto di legge per contrastare la ludopatia. Ci spiega tutti i dettagli il consigliere regionale Fabio Rolfi. Consigliere Rolfi, il gruppo della Lega ha presentato il suo progetto di legge per quanto riguarda il contrasto alla ludopatia. Esattamente, si tratta di sgravi fiscali, soprattutto un bollino per gli esercizi che non scelgono di non avere queste slot machine, e poi c'è l'aspetto più della formazione e del sanitario. Ma diciamo che è un progetto di legge concreto e completo, di proposte che la Regione Lombardia può fare perché rientra nelle sue competenze. È completo perché affronta il tema nella sua complessità, quindi non soltanto l'aspetto sociosanitario, il riconoscimento del gioco patologico, la previsione all'interno delle ASL, dei nuclei apposti che si dedicano a questa tematica, ma anche l'introduzione di incentivi e disincentivi di natura economica per incentivare comportamenti virtuosi di operatori commerciali che decidono di rinunciare a queste macchinette attraverso la premialità nell'accesso ai bandi piuttosto che riduzioni sulla quota di IRAP regionale, il riconoscimento di un bollino per i negozi slot free, liberi dalle slot. E terzo aspetto importante è la formazione, formare tutti i direttori delle sale giochi, tutti gli esercenti, i negozi che prevedono, che hanno al proprio interno la slot machine, piuttosto che gli operatori di polizia locale, per fare in modo che ci sia una conoscenza completa dei rischi, delle leggi, dei controlli per contrastare appunto le macchinette non collegate, gli abusi delle norme, per fare in modo che questo settore sia un po' meno anarchico, più controllato, per tutelare gli utenti più deboli. Più o meno quanto ammonta lo sgravio per chi fa queste scelte? Ma quello sarà determinato. La legge, innanzitutto, una proposta di legge introduce un contributo etico, un contributo di 50 euro, così lo proponiamo, per macchinetta che l'esercente dovrà pagare annualmente e che alimenterà un fondo che, facendo due calcoli, potremmo ipotizzare sui 4 milioni di euro l'anno, che servirà a finanziare appunto gli sgravi fiscali, l'attività di formazione e assistenza. Quindi è una proposta di legge a costo zero, che si autoalimenta grazie all'introduzione di un contributo etico che non va a deprimere l'integrazione al reddito che queste macchinette produce appunto per i commercianti, ma li va a chiedere un contributo in più per tutelare gli eccessi del gioco nella nostra regione.